Vi è mai capitato di incontrare un animale enorme per strada? Cosa avete visto? Cosa potrebbe succedere? Questi esseri viventi sono fantastici e il loro comportamento in mezzo alla folla può sembrare aggressivo, e in effetti lo è, ma è solo perché si sentono loro stessi a disagio. Quindi per quanto possano essere grossi, ricordatevi che hanno paura più loro che noi. E oggi vedremo una bella carrellata di video con incontri ravvicinati con dei bestioni. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova classifica piena di sorprese. Prima di cominciare volevo dirvi che ho un canale Telegram dove spesso pubblico offerte da Amazon e altri siti. In questo modo, se state cercando qualcosa da comprare ma a prezzo basso, sapete dove cercare. E se siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi sedurejati, partiamo. Rinoceronti. Sappiamo benissimo quanto sono forti i rinoceronti, o no? Se volete un metro di paragone, beh, potete vedere questo video. Dei turisti stavano girando per un safari, dopo aver osservato ogni genere di animali, si sono fermati per guardare un rinoceronte. Le persone nel SUV bianco si sono un attimo distratte quando all'improvviso è arrivato questo bestione. Non si sa benissimo per cosa si sia arrabbiato, ma ha cercato di buttare giù la macchina, e poteva anche riuscirci, ma fortunatamente alla fine se n'è andato. I rinoceronti misurano in media 3,75 metri di lunghezza e 1,5 di altezza alla spalla e pesano 2 tonnellate. Quelli bianchi solitamente sono più grandi. La cosa più strana è che non hanno una buona vista, quindi viene da chiedersi come abbia fatto da quella distanza a notare la macchina bianca. Forse aveva un conto in sospeso con essa, chi lo sa. Una curiosità extra che vi consiglio di tenere in mente riguarda il loro corno. Sono fatti dello stesso materiale dei nostri capelli, cioè la cheratina, e quindi è praticamente indistruttibile quel corno, e mi chiedo anche se a sto punto posso dare testate come fanno loro senza farmi male, ma preferisco evitare, immagino perderei molti capelli e sangue. Toro. Eccoci adesso a un festival chiamato Festa di San Firmino in Spagna, dove si liberano i tori. Non so bene come funzioni, ma di solito se ne vanno in giro per le città a fare baldoria questi animali, una pratica che non adoro moltissimo, devo dire. Questo perché ci sono moltissime persone ad assistere alla cosa che spaventano l'animale facendolo infuriare. Per esempio, parlando del video in questione, possiamo vederlo intento a distruggere un 4x4. Sono dei simboli in moltissimi paesi. Per esempio in Spagna, alla fine della festa di San Firmino, c'è la corrida dove vengono uccisi, e la loro vita non è proprio uno spasso. Vengono cresciuti e nutriti per 3 scopi: mangiarne la carne, farli riprodurre e utilizzarli per la corrida. Sono pochi gli allevatori che li tengono come animali da compagnia, e il riprodursi è la migliore chance che hanno di rimanere in vita. Voi cosa ne pensate della questione? Elefanti. Tra gli animali più empatici al mondo abbiamo gli elefanti. Sembrano spaventosi per via della loro stazza, pensate che un elefante africano maschio supera le 6 tonnellate. Eppure, ripeto, sono tra i più gentili del mondo animale. Si muovono spesso in gruppo e tendono a evitare contatti con gli umani, anche se si rivelano essere amichevoli come pochi. Come in questo caso, l'uomo seduto non si aspettava una cosa del genere. L'animale in lontananza li aveva sentiti ed era stato incuriosito. Arrivato sul posto ha trovato 2 esseri umani. Uno di loro ha provato a porgergli una mano, ma sembra l'abbia rifiutata. Bene anche lui in che tempi siamo ultimamente. Alla fine se n'è andato senza fare male a nessuno, perché le persone non l'hanno fatto agitare. In altri casi, invece, l'elefante si spaventa e come, rendendo la vita difficile a molti, come in questo video. In India, spesso si svolgono cerimonie o feste con elefanti decorati e preparati a dovere. Avrete già capito che qualche volta la situazione sfugge di mano. A volte si attaccano anche tra di loro per la paura. I cittadini indiani queste cose le sanno bene, ma sembra non vogliano cedere e continuano a festeggiare utilizzando questi bestioni. Se mai doveste capitare in zone del genere, beh, fate molta attenzione, perché se ancora non aveste capito quanta forza hanno, eccovi un'altra piccola clip. Stavolta non siamo in India. Un gruppo si era spaventato vedendo tanti turisti scattare foto e fare altre cose. Alla fine, in preda alla furia, sono andati dritti dritti ad attaccare una macchina indifesa.
Sollevare certi oggetti per loro è un gioco da ragazzi. Chissà se il proprietario aveva l'assicurazione contro urti da animali. Elefante marino. Eccovi un promemoria molto importante. Mai parcheggiare vicino a un elefante marino. I maschi adulti possono pesare fino a 2 tonnellate e raggiungere 4 metri di altezza. Quando necessario possono uscire dall'acqua e attaccare le prede a suon di botte. Eccovi un piccolo esempio. Assurdo, volendo potrebbero anche ribaltarla quella macchina. Ovviamente è meglio non sia successo. Anche durante i combattimenti tra di loro si sbattono addosso, alzandosi con la coda più in su possibile per mostrare la loro superiorità. Alla fine il perdente se ne torna in acqua spaventato. Ippopotami. Gli ippopotami sono animali molto, strani a mio parere. A volte vederli in un video su YouTube li fa sembrare tranquilli e amichevoli, ma non lo sono per niente. La loro mascella ha un'apertura tale da permettergli di ingoiare interi corpi umani senza problemi, e sono pure in grado di tenere testa agli animali della savana più pericolosi, come per esempio i leoni. Eccovi un video molto strano. La leonessa era in cerca di una preda quando si è ritrovata nei guai attaccando l'ippopotamo sbagliato. Quest'ultimo stava per divorare la testa dell'avversaria senza problemi, e con la potenza di mascella che possiede poteva anche stritolarla, ma si è liberata alla fine scappando a gambe levate. Ovviamente non sempre riescono a vincere. In questa clip abbiamo appunto questa battaglia, conclusa con la vittoria dell'animale con il corno che sembra non abbia voluto cedere fino alla fine. Il turista che ha filmato tutto per fortuna l'ha scampata, ma la prossima volta è meglio correre piuttosto che filmare. Orca. Sono animali belli e maestosi, ma allo stesso tempo molto pericolosi. Insomma, non si chiamano orche assassine per nulla. Possono raggiungere gli 8 metri di lunghezza e diventare nemici temibili. Si trovano un po' in tutti i mari, anche se è difficile avvistarli. Alcune cacciano pesci in generale, altre invece optano per qualcosa di più sostanzioso come foche, leoni marini e addirittura balene. È possibile tenerle in cattività, ma meglio fare molta attenzione. Gli addestratori non possono permettersi la minima distrazione ed è uno dei lavori più pericolosi. Nel 2012 un addestratore di nome Ted ha avuto una disavventura con la sua orca. Lavoravano insieme da anni, ma quel giorno qualcosa non andava. L'animale l'ha preso per un piede e ha cominciato a tirarlo su e giù nell'acqua. Non voleva ucciderlo o fargli del male. Infatti, se avesse voluto, non sarebbe vivo. Semplicemente voleva giocarci. Faceva queste cose con i suoi giocattoli preferiti. Soltanto quel giorno voleva stare più tempo con Ted, che se ne stava per andare via. Gli altri operatori sono rimasti a guardare. Non potevano entrare e spaventare l'animale in quella situazione. Altrimenti le cose si sarebbero messe molto molto male. Per salvarsi sapeva cosa fare, ma il tutto era reso difficile dal trattenere il fiato sott'acqua così a lungo. In qualche modo tutto si è concluso senza vittime e Ted insegna ancora oggi. Non biasima l'orca per ciò che è successo. Sapeva che prima o poi qualcosa sarebbe accaduto. Anzi, le mostra tutto il suo affetto per tenerla sotto controllo e avere una relazione di lavoro e di amicizia stabile. Quindi se il vostro sogno è fare gli addestratori, ricordatevi che non tutto è così bello come sembra. Orso. Questo video è diventato famoso 10 anni fa, ma è giusto ricordare l'impresa di un uomo che ha voluto testare la forza di un orso in Alaska. Si vede che a casa si annoiava e quindi eccoci qua alla sfida. L'animale in poco tempo l'ha ribaltato facendolo pentire di tutto. Sono così forti che con un solo colpo possono uccidere qualcuno. Mi raccomando, mai entrare nel loro territorio. Bisonte. Yellowstone è un parco naturale davvero stupendo e caratterizzato da canyon mozzafiato, fiumi alpini, foreste rigogliose, sorgenti termali e geyser attivi. È l'habitat di centinaia di specie che ogni anno sono sotto protezione e controllo. Non sono rinchiusi in gabbie o altro, possono girare liberi mentre i turisti osservano da lontano. Ovviamente può diventare anche molto pericoloso a volte. Animali come i bisonti solitamente si agitano e si mettono in mezzo alla strada con le macchine in movimento. Ovviamente non va a finire benissimo per queste macchine. Meglio tenersi sempre a debita distanza. Cosa che non ha fatto quest'uomo, che appena ne ha visto uno invece di rimanere dentro il veicolo è andato a provocarlo. Mi chiedo perché, quale problema aveva in testa. È tutto finito bene, ma non imitate mai questo tipo di persone.
Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un bel like. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.